Viene annunciato 10 giorni della benzina, quindi dei benzinai, anche se i gestori sembra che siano divisi su questo tema. In ogni caso, benzina a rischio proprio per questa serrata proclamata dalla FAIB, Confesercenti e FEGICA CISL contro le liberalizzazioni. Ma le misure del governo per il settore dei carburanti dividono anche i gestori. Oggi, infatti, le due associazioni aderenti a Confcommercio, che nei giorni scorsi avevano proclamato 7 giorni di sciopero, hanno fatto sapere che che lo sciopero è in stand-by e che potrebbe comunque essere revocato in attesa del decreto definitivo, che uscirà appunto dal Consiglio dei Ministri di domani. Però Confesercenti e CISL hanno dichiarato oggi l'immediato stato di agitazione e la chiusura per sciopero degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti di 10 giorni. Quindi, insomma, bisognerà anche capire quello che succederà, cioè se già troveremo i benzinai chiusi o no. Insomma, Sì, anche anche questo è un perché uno dubbio. sciopero di 10 giorni mette in crisi obiettivamente il Chiunque, paese, tutti. chiunque, chiunque, assolutamente. E noi di questo, ma più in generale del tema delle liberalizzazioni, ne parliamo con l'onorevole Massimo Donadi dell'Italia dei Valori. Buonasera. Buonasera. Voi? Buonasera. Buonasera. Dunque, non so se lei può darci lumi su ciò che sta succedendo sul tema della benzina, quindi se questi scioperi già ci saranno, insomma, se è stato comunicato al governo qualcosa. No, io questo non sono in grado di dirvelo, non sono a conoscenza dello stato delle trattative tra il governo e le categorie economiche interessate. Ecco, in ogni caso, tra tutto questo pacchetto, insomma, oltre al tema della benzina, diciamo, c'è anche il tema dei farmaci, del fisco, dei debiti con Equitalia, delle banche. Insomma, sull'intero pacchetto l'Italia dei Valori come si pone? Il punto è questo, ci sono una serie di beni e di servizi che sono forniti da alcuni operatori che per una serie di ragioni, o perché operano in mercati dove sono pochissimi, le banche in Italia sono 8-9, o perché pur essendo in molti sono riusciti nel corso degli anni a farsi approvare delle regole che limitano la concorrenza all'interno di quel mercato. Hanno usufruito di condizioni privilegiate. Allora, la valutazione che oggi si fa è che creando maggiore concorrenza in questi settori, alla fine ne possa derivare un vantaggio in termini di minor costi di questi beni e di questi servizi, con un risparmio che più di un accertatore, più di un valutatore terzo ha stimato in almeno 1 migliaio di euro a famiglia. Allora è evidente che nessuna di queste liberalizzazioni presa di per sé cambia il futuro del paese, ma rimettere in discussione tutti questi privilegi, tutte queste condizioni di limitazione della concorrenza che ogni singola categoria economica italiana nel corso degli anni è riuscita a garantirsi è un vantaggio poi per tutti gli italiani, tutti quei 60 milioni di italiani che a turno sono o clienti di una banca o di un'assicurazione o fanno il pieno di benzina o sono clienti di un avvocato piuttosto che di un tassista o di una farmacia. Questa è la scommessa e noi crediamo che se si opera con serietà, che cosa vuol dire serietà? Serietà vuol dire non far finta di prendersela, che ne so, solo con i tassisti e le farmacie e di aver risolto il problema delle liberalizzazioni, ma significa un pacchetto all'interno del quale ci siano per forza quei nodi grossi che sono quelli che fanno veramente la differenza. Ecco, per Ecco, esempio, sulle anche sulle banche, assicurazioni, penso ai trasporti, penso al mercato dell'energia. sì. Ecco, proprio su questo tema, quest'oggi dall'incontro tra il governo e le parti sociali, per quanto riguarda i taxi, insomma, è stato detto loro che in ogni caso novità ci sono perché l'ultima bozza del decreto comunque si prevede di attribuire alla nuova autorità per le reti, quindi la vecchia autorità per l'energia, il compito di stabilire una serie poi di iniziative. Anche questa creazione, insomma, di authority non potrebbe essere magari soppiantata da un organismo che sia, insomma, governativo o dallo stesso governo, insomma, per una questione di contenimento dei costi e di rapidità della pratica. Quasi, Invece. noi crediamo che già esista un authority, che è l'antitrust, Esatto. quella che appunto deve controllare l'apertura dei mercati, la concorrenza e quindi anche che vi siano sufficienti liberalizzazioni nei mercati, per cui riteniamo inopportuno procedere con ulteriori appesantimenti che poi alla fine in Italia si traducono sempre e solo in maggiore burocrazia, in
minore efficienza e tante spese, perché alla fine diventano tanti posti che si creano per piazzare gli amici o gli amici degli amici. Quindi sì alle liberalizzazioni, no a tutto quello che dovesse diventare un pretesto per creare nuove spese. Senta, un'ultima cosa che volevo chiederle, perlomeno per quanto mi riguarda. Sta succedendo qualcosa di particolare in Sicilia? Cioè sta partendo una protesta che coinvolge di volta in volta sempre maggiori categorie, è partita dagli autotrasportatori, ha toccato praticamente gli agricoltori, domani si sono aggiunti gli studenti, i commercianti ed altre categorie ancora. La Confindustria di Palermo ha lanciato un allarme dicendo attenzione, potrebbe esserci la mafia che in qualche modo si è inserita in questa manifestazione. Voi a primo giudizio così, cosa pensate di quella vicenda? Che sta diventando importante, rilevante? Assolutamente, noi crediamo che una iniziativa popolare che mette insieme tante categorie, tanti ceti sociali diversi, meriti comunque il massimo di attenzione da parte del governo e da parte delle forze politiche. Notiamo anche che a maggior ragione riteniamo che ci debba essere attenzione e risposta da parte del governo, che la storia delle, come dire, rivolte sociali o comunque delle forti manifestazioni di protesta al sud spesso sono state poi un pretesto per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Sì. Quindi noi diciamo questi cittadini meritano attenzione e l'attenzione e le risposte possono diventare da parte dello Stato uno strumento preventivo per evitare che poi vi siano queste infiltrazioni, vi siano questi condizionamenti. Senta, c'è un'altra anomalia, sempre parlando della Sicilia, che mi ha colpito. L'obiettivo non è tanto il governo praticamente regionale, che pure ha una possibilità enorme di intervento, essendo una regione a statuto speciale, ma l'obiettivo è il governo centrale. Però la regione, come lei sa, sciala per assunzioni, per gettoni di presenza particolari, per un sistema pensionistico regionale molto atipico, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe opportuno che anche la regione intervenisse praticamente, anche con qualche sollievo rispetto ad esempio ai costi della benzina, potrebbe intervenire direttamente, non solo lo Stato centrale. Guardi, sicuramente i cittadini siciliani sono stati vittime negli ultimi decenni di una politica pessima che ha sprecato fiumi di denaro. Basti pensare ai 30.000 dipendenti della regione Sicilia, basti pensare al pensionato recordman nazionale con quasi 1 milione di euro l'anno di pensione e via via mille sprechi per arrivare al comune di Palermo che è ormai in stato prefallimentare a causa della cattiva gestione della politica. Però vede, secondo me c'è un altro aspetto che in qualche modo, faccio un paragone un po' ardito, ma è collegato alle liberalizzazioni. Noi dobbiamo fare molta attenzione perché questo paese che si trova oggi davvero in una situazione difficile e di grande rischio per le tensioni che ci sono sui mercati internazionali, ne uscirà e ne uscirà a testa alta se riesce a fare squadra, se riesce a fare sistema, cioè se tutti insieme lavoriamo in un'unica direzione e, come dire, magari siamo anche tutti disponibili a rinunciare a qualche piccola condizione di privilegio che ci eravamo guadagnati nel corso degli anni, non per rinunciarvi per sempre, ma per creare le condizioni della ripresa economica in questo paese e poi anche di una ripresa magari di quei sacrifici che oggi vengono chiesti. La sensazione è che invece in un momento di difficoltà si corre il rischio di chiudersi ciascuno nel suo particolare, i tassisti nelle assemblee dei tassisti, gli autotrasportatori nelle assemblee degli autotrasportatori, i siciliani contro il resto del mondo, i lombardi che dicono ma noi non vogliamo più dare i soldi al sud. Cioè, allora non so se mi spiego, ma certo, se ognuno si include. Questa è disgregazione di fatto della società civile, quello che dice lei. Con un localismo o territoriale o professionale non ne veniamo fuori, dobbiamo veramente ritrovare il senso dell'unità nazionale e del comune interesse nazionale e credo che questo sia il grande sforzo che la politica deve fare evitando specializzazione. Ecco, però tornando alla Sicilia, la cosa che colpisce è che in qualche modo la regione attraverso il presidente Lombardo ha ricevuto praticamente gli scioperanti, i manifestanti
e di fatto tende ad addossare al potere centrale tutte le responsabilità, per cui si sta creando una situazione un po' separatista in Sicilia, non so se mi spiego. Ma è proprio quello che stavo dicendo, antiche pulsioni autonomiste o separatiste della Sicilia, di alcune forze politiche, penso alla Lega Nord che è ritornata sulle barricate della Padania, sono risposte senza futuro, senza prospettiva, che rischiano di indicare ai cittadini italiani obiettivi falsi, irrealizzabili e soprattutto, se mai si realizzassero, tragici, drammatici, e di distogliere invece il paese da quel senso di unità e di sforzo comune che invece oggi è l'unica cosa che davvero ci può portare fuori dai guai. L'unica soluzione. Onorevole, la ringraziamo molto della disponibilità. Grazie, buonasera, arrivederci. Grazie all'onorevole Massimo Donadi dell'Italia dei Valori, Ivo. Noi siamo in pausa ancora qualche istante, poi ritorneremo per l'ultima parte anche di questo nostro Giovedì Insieme.